comincia, Winnie? Comincia la tua giornata? Povero Willy, è quasi alla fine. Pazienza! Non c'è niente da fare, una di quelle vecchie cose, un'altra di quelle vecchie cose. Non c'è rimedio, nessun rimedio. Povero caro Willy. Grand Dio. Né peggio né meglio. Nessun cambiamento. Nessun dolore. Purissima cosa. Cosa? Ah sì, povero Willy. Nessun slancio per le cose, nessun interesse nella vita. Dono meraviglioso, niente che lo valga, secondo me l'ho sempre detto. Potessi averlo io.
Beh, pazienza. Ho visto abbastanza, si può dire, ormai. Come dicono più quei versi così belli? Ai miei occhi non credo, vedendo ciò che vedo. Ah, sì, ho ancora buona memoria, o perlomeno. Sacra luce, infrange le tenebre. Bagliore di luce infernale! Dono meraviglioso, potessi averlo io. Beh, pazienza, non posso lamentarmi. No, no, non devo lamentarmi. Quante cose di cui ringraziare. Nessun dolore o quasi, è già una gran cosa, la cosa principale. Un leggero mal di testa ogni tanto. Garantita, genuina, purissima. Cosa? Genuina, purissima. Lieve, occasionale emicrania. Che va come venuta. Eh sì, una grazia, una vera grazia del Signore. Pregare non è forse inutile al principio del giorno e alla fine. Autentica, garantita, genuina, purissima. Genuina, purissima. Vecchie cose. Vecchie pupille. Avanti, Winnie. Potessi averlo io. Grazie, caro. Umida. Meno male, né peggio né meglio, nessun cambiamento, nessun dolore. Fammi la cortesia, caro, non piantarmi in asso di nuovo ora. Potrei aver bisogno di te. Non c'è fretta, non c'è fretta. Solo non piantarmi in asso. Un pochino scolorite, però mi sembra proprio che lo siano. Thank you.
depressione, debolezza, inappetenza, bambini, adolescenti, adulti, sei cucchiai come al giorno. Il vecchio stile. A giorno, prima e dopo i pasti, miglioramento istantaneo. Così va meglio. Quasi alla fine. Beh, pazienza, non devo lamentarmi. Come dice più quel verso così bello? Oh, brevi gioie. Oh. Cosa? Cosa? Pene eterne. Infilati le mutande, caro, ti puoi prendere una scottatura. No? Ah, ho capito, ti è ancora rimasta un po' di quella roba. Spalmala bene dappertutto, caro. E adesso l'altra. Anche questo sarà un giorno felice. Stemma rosso. Bandiera pallida. Suoi mine so, le grandissimo, dottor Carolus Center, cadovere nel bagno. Charlie Hunter! Chiudo gli occhi. Trovo seduta sulle sue ginocchia nel giardinetto a Barrow Green sotto l'ipocastano. Oh, che bei ricordi! Cercassi giovani intraprendenti, possibilità di carriera. Il mio primo ballo. Il mio secondo ballo. Il mio primo bacio. Con i vasi vuoti, infilati uno nell'altro, i fasci di giunchi, le ombre che infittiscono fra le travi del soffitto. Cercasi ragazzo volonteroso. Autentica, garantita, genuina, purissima, autentica, garantita,
genuina, purissima, autentica, garantita, genuina, purissima. Setola, animale. Animale! Setola. Animale. È questo che trovo meraviglioso, che non passa giorno, per dirla nel vecchio stile, non passa quasi giorno senza un arricchimento del proprio sapere, per quanto minimo l'arricchimento, voglio dire, basta prendersene la pena. E se per qualche strano motivo non ci sono a disposizione altre pene, poco male, basta chiudere gli occhi e attendere che venga il giorno felice in cui la carne brucia un dato numero di gradi e la notte della luna ha date centinaia di ore. E questo mi trovo così consolante quando mi perdo d'animo e mi metto a invidiare le bestie selvatiche. Spero che tu stia facendo tesoro. Cosa è che stai guardando, Willy? Posso vedere anch'io? Santo cielo! Ma cosa stanno combinando? Dico, ma questa è genuina, purissima immondizia! Vomitare qualsiasi persona per bene. Ah! Ma si può sapere che fa? Quella creatura laggiù, nello sfondo. No, no, non è possibile. Portatela via. Wow. Setola animale. Che animale sarà? Che animale sarà stato? Oh, beh, che importa, è questo che dico sempre, mi tornerà in mente più tardi. È questo che trovo meraviglioso, tutto ritorna in mente. Tutto? No, non tutto, no, no, non proprio. Una parte. Un bel giorno, quando meno te l'aspetti, ritorna in galla. È questo che trovo meraviglioso. No, no, no. Qual è l'alternativa? Qual è la... Solo avessi il coraggio di star sola, voglio dire, di muovere la lingua senza un'anima che mi stia a sentire, non che mi illuda che tu stai a sentire tutto, quindi Dio me ne guardi. Certi giorni forse non senti addirittura niente, ma ci sono anche certi giorni in cui rispondi, per cui in qualunque momento, anche quando non rispondi e forse non senti niente, posso dire, un po' di quel che dico viene sentito. Non sto solo parlando a me stessa, cioè nel deserto, cosa che mi è sempre riuscita intollerabile, sia pure per brevissimo tempo. È questo che mi permette di continuare a parlare, cioè, mentre se tu dovessi morire, per dirla nel vecchio stile, o andartene e lasciarmi, che cosa farei io? Che cosa potrei mai fare? Tutto il giorno, voglio dire, tra il campanello del risveglio e quello del sonno, soltanto guardare davanti a me con le labbra serrate. Non
sono già spazzolata e pettinata i capelli, può darsi benissimo, normalmente lo faccio. C'è così poco che si possa fare, che lo si fa tutto, tutto quel che si può, è umano, la natura umana, umana debolezza, debolezza naturale. Non vedo pettine, né spazzola. Pettine lì, la spazzola è lì, forse li ho rimessi dentro dopo l'uso, ma normalmente non rimetto le cose dentro dopo l'uso, no, le lascio in giro e le rimetto dentro tutti insieme alla fine del giorno. Per dirla nel vecchio stile. Caro vecchio stile. Eppure, mi pare di ricordare. Ah, oh, beh, che importa, è questo che dico sempre. Mi striglierò i peli più tardi o tutto il... I peli o... Strigliare i peli mi sembra che suoni male. Come diresti tu, Willy, parlando di tuoi? I peli o il pelo? Se lo dovessi strigliare, voglio dire, se dovessi strigliarti, quindi, che cosa striglieresti? I peli o il pelo? Il pelo! Oggi mi parlerai. Questo sarà un giorno felice. Un altro giorno felice. Insomma, dovrò arrivare. Il mio pelo, sì, più tardi. Mi farà molto comodo più tardi. Ho in testa? Sì, ce l'ho. Ho il cappello in testa. Non posso togliermelo adesso. Pensare che ci sono dei momenti in cui uno non può togliersi il cappello neppure se ne andasse della sua vita. Momenti in cui non lo si può mettere, momenti in cui non lo si può togliere. Quante volte mi sono detta, su, mettiti il cappello, ora Winnie, non c'è altro da fare. Togliti il cappello ora Winnie da brava, vedrai che ti farà bene. E non lo facevo. Non potevo farlo. Li hai chiamati d'oro quel giorno, dopo che l'ultimo invitato era partito. Ai tuoi capelli d'oro, che possano sempre, che possano sempre, quel giorno, che giorno, questa poi le parole mancano, ci sono delle volte in cui perfino loro mancano, non è vero Willy, non è vero Willy che perfino le parole mancano a volte? Che cosa si deve fare allora aspettando che tornino? Strigliarsi il pelo, se non è già stato fatto, se c'è qualche dubbio, tagliarsi le unghie se hanno bisogno di essere tagliate, sono tutte cose che ti aiutano a tirare avanti, è questo che voglio dire, è solo questo che voglio dire, è questo che trovo meraviglioso, che non passa giorno, per dirla il vecchio stile, senza qualche benedizione. No! Torna nel tuo buco ora, Willy, ti sei esposto abbastanza. Dammi retta, Willy, ti fa male restar lì sdraiato in questo sole d'inferno. Torna nel tuo buco. Su, muoviti, Willy. Bravo, così. Non prima con la testa, stupido. Se no, come fai a voltarti poi? Ecco così, girati. Adesso, via, tutta lì indietro. Oh, lo so che non è facile, caro, strisciare indietro, ma ne vale la pena. Hai dimenticato la vaselina, il coperchio, non la testa prima, così, un po' più a destra. Ho detto a destra! E tieni giù la coda, no? Così. Finalmente. Mi senti? Ti scongiuro, Willy, soltanto sì o no? Mi senti? Soltanto sì o niente? E adesso? Sì. E adesso? Sì. E adesso? E adesso? Sì.
Dovrei stare attenta a non dir nulla che tu non debba sentire o che possa dolorarti, non chiedo altro. E non cianciare, cianciare, per così dire, in buona fede, ignara, mentre c'è qualcosa che mi rode. Il dubbio, qui, intorno. Oh, lo so bene, verrà il giorno in cui prima di poter pronunciare una parola dovrò assicurarmi che tu abbia sentito la precedente. Poi lo so bene, verrà un altro giorno in cui dovrò imparare a parlare da sola. Cosa che mi è sempre riuscita intollerabile in questo deserto. O guardare davanti a me con le labbra serrate. Tutto il giorno. No, no, no. Naturalmente c'è la sporta. Ci sarà sempre la sporta. Sì, con ogni probabilità, anche quando te ne sarei andato, Willy. Te ne stai andando, Willy, non è vero? Te ne andrai presto, Willy, non è così? Willy! Chissà se mi puoi vedere di lì, mi domando. Sto ancora a domandarmi. No? Ma so bene che non c'è ragione solo perché due si trovano insieme in questo modo, che se uno vede l'altro, l'altro debba vedere l'uno. Ma ha insegnato anche questo la vita. Sì, la vita! Direi che non c'è altra parola. Riusciresti a vedermi, Willy, di dove sei, se alzassi gli occhi nella mia direzione? Alza gli occhi verso di me, Willy, e dimmi se riesci a vedermi. Fallo per me. Mi sporgerò il più possibile. No? Beh, pazienza. La terra è molto stretta oggi, forse questo gran caldo. Tutte le cose si espandono, alcune di più, altre meno. Oh, non credere che non immagini che cosa ti sta passando per la testa. Non basta dove stare a sentire quel che dice. Ora mi tocca anche guardarla. Beh, direi che è comprensibile, molto comprensibile. Non sembra molto quel che si chiede, anzi a volte sembrerebbe quasi impossibile pretendere di meno da un'altra creatura a dir poco, mentre in realtà, quando ci rifletti, ti guardi nel cuore, vedi l'altro, ciò di cui ha bisogno, la pace, d'essere lasciato in pace. Allora forse la luna, tutto questo tempo capisci che hai preteso la luna. Che cosa c'è qui? Sembrerebbe un qualche genere di vita. Una formica, Willy. Una formica viva. Dove è andata? Si porta in braccio una pallina bianca. È entrato.
Immagino che certa gente potrebbe giudicarci un tantino irriverenti, ma a me non sembra che sia il caso. Non c'è miglior modo per glorificare l'onnipotente che ridacchiare con lui dei suoi scherzetti, specialmente quelli meno riusciti. Su questo punto sarei d'accordo con me, vero Willy? Forse abbiamo riso di due cose completamente diverse. No, beh, che importa, è questo che dico sempre. E fin tanto che uno, aiutami, come dice più quel verso così bello? Cuore ride, coso, il cuore ride nel tormento e nel dolore. E adesso? Ero amabile una volta, Willy. Sono mai stata amabile? Non interpretare male la mia domanda, non ti sto chiedendo se mi amavi, su questo punto sappiamo tutto. Ti chiedo se mi trovavi amabile a un certo punto. No, non lo sai. Devo ammettere che come domanda è difficilina. Il giorno ormai è molto avanti. Per dirla nel vecchio stile. Eppure è forse ancora un po' presto per la mia canzone. Cantare troppo presto è un grave errore, ho scoperto. Naturalmente c'è la sporta. La sporta! Saprei enumerarne il contenuto? No. Saprei se una persona di buon cuore passasse di qui e mi chiedesse: Winnie, che cos'hai in quella grossa sporta nera? Darle una risposta esauriente? No! I recessi, specialmente, chissà. Quali tesori, quali consolazioni. Sì, c'è la sporta. Ma qualcosa mi dice, non esagerare con la sporta, Winnie. Adoperala pure, naturalmente, lascia pure che ti aiuti a tirare avanti quando ti trovi bloccata, questo sì. Ma volgi la mente all'avvenire. Qualcosa mi dice, volgi la mente all'avvenire, Winnie. Al giorno in cui le parole mancheranno. E non esagerare con la sporta. Forse un tuffo solo alla svelta. Bah! Di nuovo tu. Col peso che ha dovrebbe essere sempre in fondo negli ultimi gironi, invece no, neanche per sogno, avanti a tutti, altera come Browning. Browning? Ti ricordi di Browning, Winnie? Ti ricordi quando continuavi a pregarmi di portartela via? Portamela via, Winnie, portamela via, prima che la faccia finita con le mie pene. Ah, le tue pene. Sì, lo so. Sarà magari una consolazione sapere che sei qui, ma mi sono stancata di te. Ti lascerò fuori, ecco cosa farò, ecco, questa sarà la tua casetta da questo giorno in poi. Il vecchio stile. E adesso? È sempre la stessa la gravità. Quindi ho l'impressione che sia cambiata. Sì, la sensazione è sempre più netta che se non fossi trattenuta in questo modo volerei via e che forse un giorno la terra cederà e mi farà uscire, tanto mi tirano di sopra. Sì, si schiuderà tutto intorno a me e mi lascerà andare. Non ce l'hai mai tu, Willy, questa sensazione d'essere
risucchiato in su? Non devi tenerti aggrappato qualche volta, Willy? Willy! Risucchiato? Sì, amore, in su, in cielo, come una piuma. No, non ti succede? Beh, pazienza, leggi di natura, leggi di natura. Immagino che sia come per tutto il resto. Tutto dipende dal tipo di creatura che sei. Per conto mio, tutto quel che posso dire è che per me non sono più quello di una volta. Quando ero giovane, sciocca e graziosa, forse bella, a mio modo. Perdonami, Willy, la tristezza continua a intromettersi. Ma comunque è una gran gioia saperti lì come al solito, forse sveglio, forse intento a far tesoro di tutto questo, di una parte di tutto questo. Che giorno felice per me sarà stato finora. Che benedizione, nulla cresce, immagina se tutta questa roba cominciasse a crescere, immagina. E sì, una grazia, una vera grazia. Non posso dire di più, per il momento. No, no. Ritengo di poter aprire questo aggeggio ora. Si continua a dilazionare il momento dell'azione per paura di passare all'azione troppo presto. E il giorno passa, passa e va nella più completa inazione. Questo è il pericolo da cui ci si deve guardare. Una volta sudavo moltissimo, adesso quasi più niente. Il caldo è molto maggiore, la perspirazione molto minore. E' questo che trovo meraviglioso. La capacità di adattamento dell'uomo alle più diverse condizioni. A tenerlo su il braccio si stanca, ma non se si cammina, solo se si sta fermi. Curiosa osservazione questa, spero che tu l'abbia sentita, Willy. Mi rattristerebbe pensare che non l'hai sentita. Mi stanca tenerlo su e non posso metterlo giù. Sto peggio ora che su che quando era giù, ma non posso metterlo giù. La ragione mi dice, mettilo giù, Winnie, non ti ha di nessun aiuto. Metti giù quell'aggeggio e passa a qualche altra cosa. Non posso. Non posso muovermi. No, qualcosa deve succedere nel mondo, qualche avvenimento, qualche mutamento. Io non ci riesco prima che possa muovermi di nuovo. Aggeggio, Willy, io ti obbedirei istantaneamente come ho sempre fatto, onorato e obbedito. Ti prego, Willy, per pietà. No, non puoi. Beh, non te ne faccio una colpa, no, con che coraggio, io che non posso muovermi, ne farei una colpa al mio Willy che non può parlare. Per fortuna ho di nuovo la lingua in forma, è questo che trovo meraviglioso. Le mie due lampadine, quando una si spegne l'altra splende di più. Sì, una grazia, una vera grazia. Estintore. Immagino che questo sia già successo altre volte, per quanto non riesca a ricordarmene. E tu, Willy, ti ricordi che sia già successo? Lo sai cosa è successo, Willy? Ti sei di nuovo addormentato. Non ti chiedo
sei presente a tutto quello che succede. Ti chiedo semplicemente se ti sei di nuovo addormentato. I tuoi occhi sembrano chiusi, ma noi sappiamo che questo non ha un particolare significato. Alza un dito, caro, ti prego, se non hai perso completamente i sensi. Fallo per me, Willy, te ne prego. Anche solo il mignolo, se sei ancora in te. Tesoro. Sì, che mai succede che non sia già successo? Eppure mi stupisco, si confesso che mi stupisco ancora. Qualcosa sembra che sia successo. E niente è successo, hai proprio ragione, Willy Parasole sarà di nuovo qui domani al mio fianco su questo monticello per aiutarmi a passare il giorno. Raccatto questo specchietto, lo spezzo contro un sacco, lo getto via. Senza una scalfittura per aiutarmi a passare il giorno. No, non si può far niente. Questo che trovo meraviglioso, il modo in cui le cose, meraviglioso! Thank you.
Mi senti? Sì che ti sento. E che Dio mi aiuti. Che vuoi dire? Dice lui, Dio mi aiuti. E tu, dice lei, che cosa significhi tu, dice? Che significato hai? Solo perché sei ancora sui tuoi piedi piatti col tuo vecchio saccone pieno di immondizie e scatola a trascinarmi così avanti e indietro in questo verdoso deserto. Donna volgare, degna compagna. Molla questa mano e crepa, per Dio, dice lei, crepa! Perché non la scava fuori? Dice lui. Alludendo a te, caro, a che cosa gli serve un donna in quelle condizioni, a cosa serve lui a lei in quelle condizioni e via di questo passo solita pappa. Bene, dice lei, abbi un po' di cuore, per amor di Dio. Ora la scavo fuori, dice lui, la scavo fuori, non ha senso che resti così. La scavi fuori con che cosa? La scavo fuori con le mani, dice lui. Dovevano essere marito e moglie. Volto gli occhi e vedo che si allontanano. Per mano e le valigie, piccoli piccoli, poi più niente, gli ultimi esseri umani a capitare da queste parti. È strano in un momento come questo che mi sia venuto in mente, strano no, qui tutto è strano, comunque è già una fortuna, una gran fortuna, testa china, testa alta, testa china, testa alta, non si fa altro che questo. E adesso? Forse ancora un po' presto per prepararsi per la notte. Il vecchio stile. Eppure io mi sto preparando per la notte. La sento vicina, il campanello del sonno. E mi dico, Winnie, non si farà più attendere molto, Winnie, il campanello del sonno. Qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Qualche volta è tutto finito, quel che può dare il giorno, tutto fatto, tutto detto, tutto è pronto per la notte e il giorno non è finito. Tutt'altro che finito, la notte non è pronta, tutt'altro che pronta. Ma di rado, sì, il campanello del sonno, quando lo sento vicino e comincio a prepararmi per la notte, in questo senso qualche volta mi sbaglio. Pensavo che tutte queste cose rimesse dentro la sporta, se troppo presto, rimesse dentro troppo presto, si potevano ritirare fuori da capo, se necessario, in caso di necessità e così via, indefinitamente dentro e fuori. Finché il campanello non si mettesse a suonare, invece no. Potrà magari sembrare strano questo, come dire, questo che ho detto, sì, strano.
Che avrei imparato a parlare da solo, intendo con questo me stessa al deserto. Invece no, no, no. Ergo tu ci sei. Oh, probabilmente sei morto come gli altri, anche tu sei morto, sei partito e mi hai lasciato come gli altri. Non importa, ci sei lo stesso. Anche la sporta c'è sempre, come sempre. La vedo benissimo. La sporta c'è sempre, sempre la stessa, quella che mi hai dato quel giorno per andare al mercato. Quel giorno, che giorno? Una volta pregavo. Dico che una volta pregavo, sì, devo confessarlo, ma ora no, no, no. Allora, ora, quante difficoltà per la mente, essere sempre stata ciò che sono e così diversa da ciò che ero. Poi l'altra, ora l'una e poi l'altra. C'è così poco che si possa dire, che si dice tutto, tutto quel che si può. E non c'è mai qualcosa di vero. Le braccia, il seno, che braccia, che seno. Willy, che Willy. Grazia, non chiedo di più. Ah sì, allora, ora, verde, cupo, questo, Charlie, baci, questo. Quante difficoltà per la mente. Ma non affanna la mia, non ora, no, no. Potrebbe essere il buio eterno. Willy? Credi che la Terra abbia perduto la sua atmosfera? Che ne pensi, Willy? Non hai opinioni? Beh, non mi stupisce, non hai mai avuto opinioni su niente. È comprensibile, molto. Il globo terrestre, mi domando alle volte, ma forse non proprio tutta. Qualcosa resta sempre, di ogni cosa, qualche residuo. Se la mente dovesse andarsene, ma non se ne andrà naturalmente, non proprio. Non la mia, non ora, no, no, ci sarebbe il gelo eterno, mortale e sempiterno gelo, un caso, presumibilmente solo un caso, fortunato e sì, la grazia, infinita, e adesso la faccia, il naso. Riesco a vederlo, la punta, le narici, soffio di vita, quella curva che ammiravi tanto. Un filo di labbra se le sporgo in fuori. La lingua naturalmente, che ammiravi tanto, se la tiro fuori. La punta, un sospetto di ciglia, sopracciglia, immaginazione. Probabilmente la guancia, no, no, neppure se le gonfio, no, nessun damasco, questo è tutto. La sporta, naturalmente, un po' indistinta forse, ma c'è la sporta, la terra naturalmente e il cielo. Il parasole che mi hai dato quel giorno, il lago, le canne. Accanto a me. Questo è tutto. Che cosa fai?
Non posso. Ma sei una grazia, una vera grazia. Qualche volta sento dei suoni, ma di rado. Sono una manna, i suoni sono una manna, mi aiutano a passare il giorno. Sento dei suoni. Una volta credevo che fossero nella mia testa, ma era solo la logica, la ragione. Non ho persa la ragione, non ancora, non tutta, un po' me ne resta. Suoni come piccole lacerazioni, piccoli strappi. Sono le cose. Dentro la sporta, fuori dalla sporta, e sì, le cose hanno una vita, è questo che dico sempre, le cose hanno una loro vita. Guarda il mio specchio, non ha bisogno di me il campanello, taglia come un coltello, uno scalpello. Non lo si può ignorare. Quante volte mi sono detta, ignoralo Willy, ignora il campanello, non farci caso, dormi e svegliati come ti pare, apri e chiudi gli occhi come ti pare, o nel modo che ti aiuta di più, apri e chiudi Willy, apri e chiudi, nient'altro che questo. Adesso, Willy, c'è sempre la mia storia, naturalmente, quando tutto il resto viene a mancare. Una vita, una lunga vita, a partire dal ventre dove una volta cominciava la vita. Mildred è piena di ricordi, avrà ricordi del ventre prima di morire il ventre materno. Ormai a 4-5 anni e poco tempo fa le è stata regalata una grossa bambola di cera, vestita da capo a piedi con redo completo, scarpe, calzette, biancheria, vestitino sfumeggiante, guanti, reticella bianca, un cappellino di paglia bianca con un elastico per sottogola, vezzo di perle, un libriccino di figure con delle vere scritte sotto le illustrazioni che si porterà presso durante le passeggiate, occhi di porcellana azzurra che si aprono e si chiudono. Quando Milly si alzò, scese la ripida, si infilò la camicia da notte, scese tutta sola la ripida scala di legno, all'indietro i carboni, sebbene le avessero proibito di farlo, ed entrò nella. Percorse in punta di piedi il corridoio silenzioso, entrò nella nursery e cominciò a spogliare donne. Un po' strano, Willy, tutto questo tempo. Non è da te trattarmi con tanta incoscienza e crudeltà. Strano. No, non qui, non ora. Eppure, spero che non ci sia niente che non va. Va tutto bene, caro, Dio voglia che non sei entrato con la testa prima. Non sei mica bloccato, Willy, non sei mica incastrato, Willy. Forse lì che grida aiuto da ora, io non lo sento. Ma sono di certo nella mia testa. È mai possibile che no. La mia testa è sempre stata piena di grida fioche, confuse, che vanno come sono venute, come sul vento. E questo che trovo meraviglioso, che cessano. E sì, una grazia, una vera grazia. Il giorno forse è ancora un po' presto per la mia canzone, cantare troppo presto è fatale, ho scoperto. D'altra parte può succedere ad aspettare troppo. Suona il campanello del sonno e non si è cantato. Tutta la giornata è volata!
e invece non può. Non riesce in nessun modo a cantare. Non una sola nota. Un'altra cosa, Willy, mentre siamo in argomento. La tristezza dopo una canzone. Non ti è mai capitato, Willy, nel corso della tua esperienza? No? La tristezza dopo il rapporto sessuale, quello lo conosciamo bene, naturalmente. Ti troveresti d'accordo con Aristotele su questo punto, Willy? Sì, quella è una cosa che si sa e che siamo preparati ad affrontare. Ma tu il canto non dura, si intende. È questo che trovo meraviglioso. Che si disse. Va, dimenticami. Perché cosa? Sopra l'ombra del coso. Scaglia. Va, dimenticami. Perché il dolore. Ridere, Giocondo. Va, dimenticami. Non ricordare. Ridere cantando. Cantare ridendo. Uno se li scorda i classici. Oh, non tutti una parte. Una parte. È questo che trovo meraviglioso, una parte resta dei classici per aiutarci a passare il giorno. E sì, una grazia, una vera grazia. E adesso, adesso, Willy, richiamo alla memoria degli occhi il signor Shavarov Cooper. La mano nella mano, nell'altra mano le valigie che tirano avanti nella vita, non più giovani, non ancora vecchi, in piedi davanti a me a guardarmi con la bocca aperta. Non doveva essere male il seno, dice lui ai suoi tempi. Ho visto spalle più rotte, dice ai miei tempi. Sentirà qualcosa nelle gambe. Le è rimasta un po' di vita nelle gambe. Sarà vestita di sotto. Domandaglielo tu. Dice, io mi vergogno. Domandarle che cosa? Dice lei. Se le è rimasta un po' di vita nelle gambe. Sarà vestita di sotto. Domandaglielo tu, dice lei. Molla questa mano e crepa, per Dio, crepa! Guarda allontanarsi, la mano nella mano, le valigie, piccoli piccoli, poi più niente, gli ultimi esseri umani a capitare da queste parti fino a questo momento. E adesso? Aiuto! Aiuto! Quindi? No! Gambetta. E Mildred, spaventatissima, lasciò cadere Dolly. Cominciò a urlare. Ah! Ah! Continuò a urlare. Ah! A urlare, 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 finché tutti arrivarono di corsa in camicia da notte. Papà, mamma, Bibi e la vecchia Annie, per vedere che cosa mai fosse accaduto, che cosa mai potesse essere accaduto. Troppo tardi! Troppo tardi! Willy! Ah, comunque ormai non c'è più molto, Willy. Non ci vorrà più molto al campanello del sonno, allora potrai chiudere gli occhi, allora dovrai chiudere gli occhi e tenerli chiusi. Perché l'ho ridetto? Una volta dicevo, dico che una volta dicevo, Winnie, tu sei immutabile. Non c'è mai la minima differenza tra una frazione di secondo.
fa male il collo! Ah, così va meglio. Ci sono dei limiti, non posso più far niente, dir niente, non devo dire di più. Bel problema questo. No, bisogna che qualcosa si muova nel mondo. Uno zefiro, un soffio, io non ce la faccio più. Come dicono più quei versi? Immortali! Caso presumibilmente, un caso fortunato, eh sì, una grazia infinita. E adesso, quindi, quel giorno, lo spumante rosa, i calici di cristallo, l'ultimo invitato, l'ultimo brindisi. Quasi si toccavano, lo sguardo, quel giorno, che sguardo, sento delle grida, canta, canta la tua vecchia canzone, Winnie. Starci attento, Willy, prima che diventi pericoloso. Dove sei stato tutto questo tempo? Che cosa hai fatto tutto questo tempo? Ti stavi vestendo? Non mai sentita gridare aiuto? Sei rimasto incastrato nel tuo buco? Bravo, Willy, guardami! Pasci le tue vecchie pupille. Resta qualcosa? Ci sono ancora dei resti? No? Non ho potuto tenerli da conto, tu capisci? Tu sei ancora riconoscibile, in parte. Stai considerando di venire a stabilirti da questa parte? Magari per un po'? No? Solo una visitina? Sei diventato sordo, Willy? Muto? Oh, lo so che non sei mai stato molto di compagnia, ti adoro, Willy, vuoi essere mia e poi da quel giorno più niente, solo le notizie spulciate da Reynolds News. Beh, pazienza, che importa, è questo che dico sempre. Sarà stato un giorno felice dopo tutto, un altro giorno felice. Non c'è più molto ormai
questo è fantastico! Coraggio, caro, mettici un po' di fuoco, io intanto cercherò di tenerti allegro. E me che vuoi, Willy? Vuoi qualcos'altro? Vuoi toccare la mia faccia di nuovo? E un bacio che vuoi, Willy? Vuoi qualcos'altro? C'è stato un tempo in cui avrei potuto darti una mano e poi un tempo ancora più lontano in cui ti ho dato veramente una mano. Hai sempre avuto un gran bisogno di una mano, Willy! Cercherò di tenerti allegro intanto. Non guardarmi così! Non guardarmi così! Sei impazzito, Willy? Hai perso i tuoi poveri lumi, Willy? Sarà stato un altro giorno felice. Dopo tutto, finora.